Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Forse è il caso di dire bentornata a me perché sono un paio di mesi che sono assente da YouTube. Che cosa è successo? In realtà qualcuno di voi me l'ha chiesto notando che appunto non pubblicavo video da un po'. Sono successe, diciamo, tre cose principali che mi hanno un po' distratta dal mondo di YouTube e che mi hanno impegnata in questi mesi. Ovvero, la prima riguarda sicuramente l'adozione. Il percorso che io e il maritino stiamo facendo per adottare ha avuto un ostacolo, abbiamo trovato un ostacolo enorme alla fine dello scorso anno. E questo ci ha portato a dover allungare il nostro percorso. Stiamo sempre procedendo, stiamo andando avanti, però insomma diciamo che abbiamo avuto un po' uno stop e che ci ha buttato giù di morale tantissimo, quindi questo diciamo mi ha sconvolta anche psicologicamente, quindi ho passato un periodo in cui non stavo tanto bene, non ero più felice del percorso che stavamo facendo, e chiaramente è tutto passato, adesso siamo felici del cammino che stiamo intraprendendo, però ecco, diciamo che quello aveva un po' occupato la mia testa per un po' di tempo. Mi piacerebbe potervi dire di più su quello che è successo, purtroppo non posso farlo perché voglio aspettare il momento in cui avrò terminato il mio percorso e io e il maritino finalmente avremo un bambino, quindi non voglio insomma guastare la mia posizione. Arriverà un momento in cui poi avrò modo di spiegare tutto quello che ci è successo e magari ecco di dare qualche consiglio ad altre coppie che vogliono intraprendere questo stesso cammino. Il secondo grande cambiamento nella mia vita, ed è una cosa che sta avvenendo proprio in questi giorni, è il fatto che io e la mia mamma purtroppo abbiamo deciso di vendere la nostra attività, quindi di vendere la nostra piccola cartolibreria. È una decisione sofferta che abbiamo preso molti mesi fa a seguito di una serie di cose che sono successe e che ci hanno spinte chiaramente a prendere questa decisione. Quindi è ovvio che in questi mesi sono stata impegnata non soltanto nell'organizzazione del negozio, ma proprio nell'organizzazione pratica della vendita. Di questo invece mi piacerebbe parlarvi in un video, quindi fatemi sapere se vi potrebbe interessare sapere perché abbiamo deciso di vendere le attività, che cosa ci ha spinto a prendere questa decisione e come si stanno svolgendo le cose in questo momento, cosa farò in futuro, eccetera. Ok, terzo piccolo motivo che mi ha portato ad allontanarmi un po' da YouTube è stata una breve vacanza di una settimana che ho fatto in Irlanda. È stata probabilmente insieme a New York, cioè io ho visto tanti posti, però New York e l'Irlanda sono rimasti nel mio cuore. L'Irlanda è veramente uno dei paesi più belli d'Europa, più belli forse del mondo, ed io ero, diciamo, mi avevate avvertita perché su Instagram Stories avevo pubblicato che a breve sarei partita e tantissime persone mi hanno scritto dicendo che sarei rimasta soddisfatta perché l'Irlanda è un bellissimo paese. Effettivamente siamo rimasti più che soddisfatti. Ho girato un vlog, purtroppo però la videocamera che avevo con me non era delle migliori, quindi una volta arrivata a casa mi sono resa conto che i video non sono di altissima qualità. Sto pensando se pubblicarli o meno, mi piacerebbe perché vorrei farvi vedere i posti che abbiamo visitato, e dall'altra parte non sono tanto sicura perché vorrei vedere effettivamente se sono anche belli da vedere obiettivamente. E comunque, a parte questo, arriverà anche a brevissimo un haul di tutto quello che ho comprato quando ero in Irlanda. Detto questo, adesso è il momento di passare al video vero e proprio. Voglio parlarvi delle letture che hanno accompagnato questi due mesi in cui non ci siamo visti, quindi febbraio e marzo. Durante questi mesi ho letto diversi libri, ma non tutti mi sono piaciuti, anzi devo dire che due libri purtroppo non li ho portati a termine, quindi li ho lasciati a metà, e quindi partirei proprio da quelli. Il primo di cui vi parlo è Chi manda le onde di Fabio Genovesi. Abbiamo letto questo libro con il nostro club del libro e niente, io appunto l'ho cominciato, ma in realtà perché non ho terminato il libro? Non era assolutamente perché non mi piacesse, ma perché purtroppo ho avuto poco tempo. Il giorno del
della riunione del club, non avevo terminato il libro, ne abbiamo parlato, sono state svelate delle cose che riguardavano il finale e quindi non ero più tanto motivata ad andare avanti, è stato solo e soltanto per questo, ed è per questo che ne voglio parlare, perché effettivamente io ve lo consiglio. Allora, il libro è praticamente è stato scritto appunto da Fabio Genovesi, questo autore italiano che, se non erro, nel 2015 ha vinto il premio Strega Giovani. Il libro è ambientato in Versilia, ci sono diversi personaggi, abbiamo una madre che pensa di non essere fatta per l'amore, ha due figli, un maschio adolescente ed una bambina albina che si chiama Luna. Poi nel libro appunto è presente anche un professore, un uomo innamorato e che diciamo è un personaggio molto particolare, nel senso che lui è quella classica persona che ha tanti sogni, sogna ad occhi aperti, vorrebbe, diciamo, ha le capacità e l'intelligenza, avrebbe la capacità e l'intelligenza per poter fare grandi cose, e nella sua mente le grandi cose ci sono, ma poi nella realtà non riesce mai a fare niente, un po' per pigrizia, un po' perché si fa prendere magari dallo spavento di intraprendere qualcosa di realmente importante. Fatto sta che comunque è un disoccupato che vive con la madre, la quale gli ha trovato il lavoro da professore. Abbiamo poi un bambino fuggito da Chernobyl, un vecchio bagnino, insomma ci sono dei personaggi che abitano questo piccolo paese. Le loro storie sono, diciamo, scorrono a tratti paralleli, a tratti invece si incrociano, e i personaggi verranno più o meno modificati, cambieranno il loro modo di pensare, il loro modo di agire in base appunto a questi incontri con tutti gli altri. La scrittura è incantevole, si legge benissimo, ed oltretutto l'autore utilizza tre tipi di scrittura: il racconto in terza persona, in base insomma al personaggio al quale si riferisce, ecco, con uno utilizza il racconto in terza persona, con un altro in seconda persona, quindi si rivolge al personaggio dicendo tu fai questo, tu fai quest'altro, e poi c'è appunto una scrittura in prima persona, quindi è interessante perché ogni personaggio ha un modo diverso di essere raccontato. Le storie appunto si intrecciano perché succede un evento drammatico, un grande lutto che questa madre deve affrontare e che sconvolgerà in un modo o in un altro la vita anche di tutti gli altri personaggi. Le storie raccontate sono a tratti ironiche, a tratti terribili, tristi e che ci fanno stare male. Perché? Perché quello che racconta è la realtà, la cruda realtà, quindi se da una parte abbiamo dei personaggi un po' bizzarri, un po' particolari, che nelle loro azioni, nelle loro scelte ci fanno sorridere, dall'altro ciò che gli accade ci rende anche tristi, ci fa immedesimare, ci fa provare empatia verso di loro e per loro, e quindi rende la lettura ancora più coinvolgente, secondo me, insomma. La cosa particolare che mi ha colpito di questo libro è il fatto che i personaggi sono appunto, sì, hanno questi tratti un po' particolari che ci fanno sorridere, ma allo stesso tempo sono reali, sono molto vicini alla realtà che ci circonda, tanto che possiamo trovare in ognuno di loro le caratteristiche di qualcuno che conosciamo nella vita reale. Primo fra tutti, a me viene in mente appunto il professore. Io conosco un ragazzo che è veramente identico a quest'uomo, nel senso che è un ragazzo che è cresciuto con l'idea di fare tanto nella vita, di realizzare grandi sogni, ma soprattutto di diventare qualcuno di importante, e che poi invece alla fine non è riuscito a terminare gli studi e alla fine fa un lavoro umile, non che ci sia niente di male, ma aveva grandi progetti, un po' per pigrizia, un po' perché per realizzare grandi cose ci vuole grande impegno e non tutti hanno voglia di togliere tempo e divertimenti per impegnarsi in qualcosa, insomma fatto sta che non è riuscita a realizzarli, e quindi io mi ci sono ritrovata. E come ho detto appunto, il libro ve lo consiglio, se vedrete le recensioni si trova veramente soltanto pareri positivi, e soprattutto insomma è interessante vedere anche come un autore italiano riesce a raccontare la nostra Italia attraverso personaggi umili e semplici, particolari ma allo stesso tempo reali. Il secondo libro che non ho terminato è stato, e questo lo leggo perché altrimenti non riesco a ricordarmi il nome, La memoria dei fiori, il diario di Ryuka Lipsic, comunque non te vi lascio l'immagine, la vera storia di una bambina ebrea del ghetto di Lodz. Allora,
Perché non ho terminato questo libro? Questo proprio non l'ho terminato perché non mi è piaciuto. Era un regalo del maritino per Natale e l'idea in realtà di base è molto intrigante. Quel diario che insomma viene riportato nel libro è un diario ritrovato accanto ad un forno crematorio di Auschwitz. Gli studiosi hanno quindi preso queste pagine di diario, che poi in realtà è un quaderno scritto da una ragazza, ed hanno indagato su chi avesse scritto questo diario. La prima parte del libro infatti sono diverse pagine in cui gli studiosi ci spiegano che cosa troveremo al suo interno, quindi ci spiegano chi sia la ragazza che ha appunto questo nome particolare che non sto a ripetere, che ha scritto questo diario, dove abitava, ovvero in questo ghetto in Polonia, quindi tutta la sua vita, e soprattutto ci viene spiegato in particolare di cosa parla la ragazza, perché appunto si sa, in un diario si scrive non per un pubblico, si scrive per noi stessi, quindi ci sono delle cose che ovviamente non avremmo capito senza le spiegazioni. Quindi gli studiosi hanno indagato su chi fosse la sua famiglia, dove abitasse, come venisse svolto il lavoro all'interno del ghetto, quali erano le regole che vigevano al suo interno, come era la vita effettivamente in questo luogo dove gli ebrei venivano rinchiusi tra una, diciamo, una deportazione e l'altra, ecco. Ci viene spiegato che lei è un'adolescente, che quindi oltre a lavorare ha chiaramente delle amicizie, ha dei dubbi, delle perplessità, dei sentimenti tipici di un adolescente. Ci sono i pettegolezzi tra le ragazze, le invidie con le cugine con le quali abita, eccetera, e soprattutto tanta tristezza per la mancanza dei propri genitori e dei propri familiari, che in un modo o in un altro sono stati tutti catturati e portati via prima di lei. Allora, la parte appunto relativa a ciò che hanno scoperto gli studiosi è davvero interessante. Arriviamo poi al diario e io purtroppo non ho trovato niente di piacevole, nel senso che è veramente noioso, non è come il diario di Anna Frank, dove Anna Frank obiettivamente inseriva al suo interno anche nozioni sulla politica del tempo, su che cosa stesse succedendo nel mondo, eccetera. Oppure, ecco, io non ricordo nemmeno tantissimo il diario di Anna Frank, perché l'ho letto, se non erro, tipo in terza media, però in ogni caso il fatto che io sia arrivata in fondo significava che comunque la lettura era piacevole, scorrevole e mi intrigava, mi interessava. In questo caso invece non riuscivo ad andare avanti perché era tutto soltanto un parlare di pettegolezzi, di invidie, di dicerie all'interno del ghetto tra ragazzi e del lavoro che lei svolgeva, il fatto, diciamo, che trovava tanto giovamento nello scrivere, quindi nel mettere su carta i suoi pensieri. Fatto sta comunque che non sono riuscita a terminarlo perché proprio non scorreva, mentre la parte iniziale è stata per me interessante perché sappiamo, abbiamo tante testimonianze su come fosse la vita all'interno di un campo di concentramento, un po' meno, perlomeno per quanto riguarda me, perché non ne sapevo niente, sulla vita all'interno dei ghetti, e quindi quella parte lì per me è stata interessante. Per il resto purtroppo non l'ho proprio adorato. Il libro di cui vi parlo e che invece ho effettivamente terminato è stato La coppia perfetta di B.A. Paris. Allora, questo è un thriller, un giallo, e non l'ho con me perché purtroppo l'ho prestata alla mia sorella, l'ha letto e poi è finito nella sua libreria, devo andare a recuperarlo. Comunque, praticamente appunto qui si tratta di uno di quei libri che ci dovrebbero far stare un po' sulle spine, ed effettivamente è così. Allora, abbiamo una protagonista che ci racconta, dalle prime pagine scopriamo subito che lei vive in una casa insieme al marito e che quando è in presenza di ospiti o comunque di altre persone deve assolutamente stare attenta che tutto in casa, sia il servizio, la cucina, la pulizia della casa, i suoi movimenti, i suoi atteggiamenti, insomma che tutto sia perfetto. Perché, lo capiamo dalle prime pagine, lei in realtà non lo fa per una soddisfazione personale, ma perché il marito altrimenti si arrabbierebbe. Ecco, quindi sembra che lei lo faccia per paura di essere in qualche modo quasi punita dal marito che vuole che tutto sia perfetto. Scopriamo poi dopo pochissimo che lei in realtà in questa casa è prigioniera di un uomo malato che decide appunto di tenerla segregata in una camera e che controlla ogni suo minimo movimento, ogni suo minimo spostamento, e che appunto vuole che agli occhi degli altri in realtà la loro appaia come una famiglia perfetta. Il libro è suddiviso in due parti, nel senso che i capitoli sono alternati. Abbiamo appunto il momento presente in cui lei ci racconta che cosa sta vivendo in questa casa, e dall'altra abbiamo invece un racconto del passato, di come i due si sono conosciuti, di come si sono fidanzati, sono poi arrivati al matrimonio e
perché la situazione che lei sta vivendo è così drammatica. La cosa interessante che secondo me cattura tantissimo l'attenzione è il fatto che, a parte il fatto che noi vogliamo ovviamente scoprire se lei riuscirà mai a liberarsi da questa persona, ma soprattutto è il fatto che le due linee temporali, quella del presente e quella del passato, pian piano si avvicinano, perché quella del presente va avanti lentamente, ovviamente racconta giorno per giorno ciò che gli accade, ma allo stesso tempo quella del passato chiaramente avanza più rapidamente, perché a grandi linee ci spiega qual è stata la sua vita passata e che l'ha condotta ad essere dove si trova. E quindi arriviamo verso la fine che i due momenti quasi coincidono, e quindi ci troviamo a leggere un presente che accade in un momento ed un passato che è accaduto magari soltanto qualche ora prima. Non so se mi sono spiegata, però è realmente accattivante, realmente coinvolgente, cioè ci fa venire voglia di andare avanti e scoprire finalmente come va a finire. Inoltre, ecco, bisogna dire che comunque la mente criminale, la mente malata della storia, che appunto il marito, ha effettivamente un piano piuttosto macabro, e che quindi insomma noi vogliamo vedere ovviamente se riuscirà a portarlo ad attuarlo oppure no. Il libro ha due piccoli difetti. Il primo è che la protagonista secondo me delle volte è un po' stupida, nel senso che ci sono delle volte in cui il lettore dice vabbè, ma allora te le cerchi, basta, questo non dico altro. Fatto sta comunque che alcune scelte della protagonista io non le ho proprio sopportate, ma non è una cosa che dà particolarmente noia. La seconda è invece, secondo me, poteva essere approfondito un po' di più il tratto psicologico del marito, perché ovviamente quando andiamo a leggere un libro del genere in cui c'è comunque una persona che è obiettivamente malata e che quindi ha dei problemi a relazionarsi con le persone, che soprattutto tratta le persone in una certa maniera, abbiamo anche voglia di sapere che cosa è successo nella sua vita che l'ha portato a diventare così. Ecco, nel libro devo dire che viene un po' scelto un trauma a caso, che viene descritto in poche righe del passato di lui, che spiegherebbe il perché si comporta in questa maniera, però l'ho trovato un po' superficiale, mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa di un pochino più non so, approfondito, ecco. Ma a parte questo, vi dico che il libro si legge bene, non è chiaramente un libro troppo descrittivo, perché è l'azione a fare da protagonista, quindi si legge in modo scorrevole, è rapido, però ci viene resa bene l'idea di dove ci troviamo, che cosa accade, chi sono le persone che incontriamo, eccetera. Il finale è veramente a sorpresa e io l'ho letto in 3 giorni, questo dovrebbe bastare insomma per farvi capire quanto sia rapida la lettura. L'ho prestata alla mia sorella che l'ha letto in 3 giorni, quindi davvero un libro che merita. Bene ragazzi, mi sono resa conto che ho parlato abbastanza, non vorrei fare un video troppo lungo perché ancora ho altri libri di cui parlare, quindi credo che ci vedremo al prossimo video con appunto le ultime letture fatte in questi 2 mesi che non ci siamo visti. E niente, voi fatemi sapere come sempre se avete letto qualche libro che ho nominato, quali sono state le vostre letture e così via, insomma tutto quello che volete potete scriverlo qui nei commenti. A presto, ciao!